Francesca Pascale, vive in una casa bellissima, sembra quasi un paradiso. Ecco dove si trova e tutti i dettagli. Francesca Pascale, nata a Napoli 15 luglio 1985, è l'ex compagna di Silvio Berlusconi, con una carriera nel mondo della politica e alcune partecipazioni a concorsi di bellezza. Il suo legame con Berlusconi viene reso noto nel 2012 e si interrompe nel 2020. Nel 2022 sposa la cantante Paola Turci. A 21 anni Francesca Pascale si candida alle elezioni municipali a Napoli, ottenendo solo una novantina voti. Nel 2006 incontra Silvio Berlusconi, personaggio nei confronti del quale ha sempre nutrito ammirazione tanto da fondare il comitato Silvio ci manchi. Poco dopo la Pascale diventa collaboratrice dell'ufficio stampa del Ministero per i Beni Culturali e nel 2009 viene eletta consigliera provinciale della sua città natale per il Partito Popolo delle Libertà. Negli anni successivi si allontana dalla politica e viene assorbita dalla relazione con Berlusconi, ufficializzata nel 2012. Un riavvicinamento alla politica si ha nel 2020, dopo la rottura con Berlusconi. Le sue convinzioni politiche si evolvono, e si dichiara favorevole al DDL Zan per la tutela della comunità LGBTQ+. Francesca Pascale e l'amore per Paola Turci. La coppia formata da Francesca Pascale e Paola Turci rappresenta un punto di riferimento nel panorama dello spettacolo italiano. Il loro matrimonio è stato infatti tra i più significativi e seguiti degli ultimi anni nel mondo delle celebrità. Le due sono convolate a nozze nel 2022, dopo la fine della relazione tra la Pascale e Berlusconi nel 2020. Nonostante le diatribe politiche, il loro amore è proseguito superando ogni ostacolo e attualmente vivono insieme in una casa da sogno, un luogo che suscita grande curiosità sia per il suo valore economico che per la sua ubicazione. Vediamo nel prossimo paragrafo dove si trova la splendida abitazione. Francesca Pascale, i dettagli della sua dimora. La casa di Francesca Pascale e Paola Turci è situata a Casatenovo, Lecco, dove si sono trasferite subito dopo il matrimonio. Il palazzetto si trova proprio nella villa simbolo del legame fra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. Villa Giambelli, infatti, era stata acquisita da Silvio Berlusconi come residenza da dividere con l'allora fidanzata Francesca Pascale, in un tripudio di ricchezza e sfarzo. La villa, infatti, era costata 2,5 milioni di euro, a cui erano stati aggiunti altri 29 milioni per renderla adatta ad ogni capriccio e comfort della coppia, basti pensare che un'intera stanza era dedicata al barboncino Dudù. Così, nei 1140 metri quadri della villa, si potevano trovare oggetti di raffinato design, opere d'arte e oggetti di alta ingegneria domotica. Il giardino era di oltre 30.000 metri quadri.